andar bene più o meno, anche se sto un po' storto, ma con Sony Vegas sicuramente risolverò sto affare. Aspettate che tolgo il ventilatore che fa schifo. Ok, dovrebbe andare bene. Ciao a tutti ragazzi, sono Drake e benvenuti a un mio nuovo video. Questo video è diverso perché lo sto registrando col cellulare e non con la webcam, come al solito, o meglio dire. Solo questa prima parte sarà fatta col cellulare perché dopo passeremo alla webcam, perché appunto la tier list si farà dal PC. E appunto questa è la tier list, come avrete letto dal titolo, degli album delle mie band preferite. In questo caso faremo la tier list di tutta la discografia dei Falling Reverse, Asking Alexandria e Bring Me the Horizon. Quindi ragazzi, più che altro anche un esperimento per vedere questa cosa che sto progettando io dal telefono va tutto bene. Spero che di sì. E niente ragazzi, ci vediamo nella schermata del PC a fare queste tier list. Eccoci qua ragazzi, siamo passati alla schermata del PC e per chi non sa cos'è la tier list, in pratica ve lo spiego brevemente. La tier list bisogna inserire in queste tabelle S, A, B, C, D l'album oppure qualsiasi altra cosa, ma in questo caso saranno gli album che noi vogliamo dargli un grado, un voto. S è il voto più alto. A, diciamo, è buono, però non è il massimo. B, diciamo, un voto medio. C, qualcosa che non ti è piaciuta. E D, proprio una cosa che ti ha fatto abbastanza cagare. In questo caso iniziamo in ordine col primo album, The Drag Me Is You. E questo album si merita ovviamente la S. Questo album è molto speciale per me perché è stato il primo album dopo il rilascio di Ronnie Radke, perché quando io l'ho conosciuto anni fa, Ronnie Radke stava in prigione e io aspettavo con ansia che lui appunto uscisse per fare nuova musica. E appunto quando hanno annunciato il primo album dei Falling Reverse, che ricordo che in realtà dovesse diviso in due parti, ancora lo ricordo benissimo, una parte molto potente mentre l'altra parte con canzoni più leggere, e alla fine invece è uscito The Drag Me Is You, che la maggior parte delle canzoni sono tutte canzoni frecciatine contro gli Escape the Fate. E che dire, questo album secondo me è bellissimo, un capolavoro, quindi S a tutti i costi. Dopodiché nel 2013 è uscito Fashion Ovulate, che è stato il primo album che ha avuto influenze diverse del solito metalcore post-hardcore che appunto segnava la band. Perché qua iniziano le prime influencer rap che appunto poi si sono evolute nel corso degli anni. Questo album a me mi è piaciuto molto, lo metto anche in S, però poi andrà a finire che metterò tutte le canzoni, tutti gli album in S, però a me è piaciuto, non ci posso fare un cazzo, mi è piaciuto anche per le influenze hip hop rap, quindi S se lo merita di sicuro. Dopodiché nel 2015, se non erro, è uscito Just Like You, il loro terzo album. Quest'album inizialmente doveva riprendere il loro vecchio stile, quindi quello che aveva Ronnie negli Escape the Fate, infatti doveva essere una specie di sequel del primo album degli Escape the Fate. Diciamo ci sono riusciti, però rispetto ai primi due album non è che mi è piaciuto, cioè mi è piaciuto, io lo considero un grandissimo album, infatti lo metterò in A, però rispetto agli altri secondo me non mi ha dato le stesse sensazioni degli altri, però anche per me questo è un ottimo album. Oh, passiamo al loro quarto album che è uscito nel 2017 se non erro, Coming Home, tra cui non so se lo vedete ma appunto la maglietta proprio che mi è stata spedita insieme a quest'album, bellissimo. Secondo me S, questo qua secondo me è il loro miglior album. Coming Home per me è un capolavoro in assoluto, niente da dire, niente da fare. Coming Home per me è il loro capolavoro numero uno dei Falling Reverse. Ha canzoni straordinarie, vabbè, ne parleremo in una futura discografia che vorrò fare di molte band, tra cui quelle dei Falling Reverse. Quindi ne parleremo più avanti di Coming Home. Ecco qua, siamo arrivati nel presente perché in questo periodo Ronnie ha rilasciato invece di album di singoli. E li voglio mettere anche in questa tier list perché secondo me non sono semplici singoli, ma sono come se fossero album. Non so come spiegarvelo, ma per me vanno messi in questa tier list. Il primo è stato Losing My Mind, che io gli darei un B, voglio essere sincero. Mi è piaciuto anche perché è tornato allo stile rap, però evoluto, il rap moderno, quindi misto tra trap.
Però gli do B perché sì, è bella, però dopo un po', non lo so, non, dopo un po' non mi andava più di sentirla. Sarà forse perché gli altri singoli sono stati superiori, e infatti il secondo singolo è stato Losing My Life, che si merita secondo me la A, perché è un buon singolo, ma non è un capolavoro. Anche questo è un misto tra rap trap, però col ritorno del post hardcore, perché appunto c'è una parte di breakdown davvero molto interessante e la parte finale secondo me è stravolgente, quindi ha meritata. Passiamo al terzo singolo, Drugs, che c'è il featuring di Corey Taylor, cantante degli Slipknot. Questo anche da A, potrebbe essere anche S, però oggettivamente gli darei A. Superiore secondo me per molti aspetti a Losing My Life, però più o meno direi che siamo sempre là nella stessa onda. Mi è piaciuto molto, quindi A. Passiamo all'ultimo singolo, Popular Monster, che non mi è piaciuto. D, non mi è piaciuto. Ti pareva che non mi piaceva, volevi, e invece col cazzo. S, secondo me Popular Monster è la loro miglior canzone che hanno mai realizzato. Davvero bellissima, bellissima. L'ascolto in loop, non mi stanca mai. Sì, lo dico, è la miglior canzone che, insieme a Coming Home, che è tutto un capolavoro, Popular Monster, diciamo, è la parte opposta di Coming Home. Quindi si merita davvero S al 100%. Ci dovrebbe essere anche un altro singolo che è uscito qualche mese fa, cioè la reinterpretazione di The Drug Miss You, che in pratica è The Drug Miss You, però rifatta in versione piano, con una parte finale davvero devastante, che secondo me quella anche si merita una S, perché secondo me Ronnie lì ha fatto un capolavoro sia di dote canora, siccome ha reinterpretato il brano che sembra assolutamente un'altra canzone opposta a The Drug Miss You. Quindi Falling Reverse, ci siamo. Ok ragazzi, nuova tier list, stavolta siamo con gli Asking Alexandria. Parlerò di meno rispetto ai Falling Reverse perché appunto alla fine dovrò fare più avanti la discografia per ognuno di essi, quindi è inutile che parlo troppo. Ah, macchine di merda. Dicevo, è inutile che parlo troppo, che tanto poi ne riparleremo per un video singolo. Allora, facciamo velocemente. Il primo, Stand Up and Scream. Stand Up and Scream mi è piaciuto, però gli do C. Perché sì, è un buon album per quel periodo metalcore, però ascoltandolo molte volte sono arrivato al punto che un po' mi annoia. Cioè, l'avrei messo. Oh, ma qui manca la S. Che cazzo è sta cosa? Oh, rimediamo subito. Ok, rimediato, ho aggiunto la S. Comunque, sì, dicevo che è un buon album, però oggettivamente adesso gli darei C. Passiamo al secondo album, Reckless and Relentless. Che l'ho pronunciato malissimo, lo so, non torturatemi nei commenti, per favore, so che l'ho pronunciato di merda, ma sti cazzi. Comunque, questo album per me è assoluto capolavoro, gli do S, perché è un'evoluzione estrema rispetto a quello che era il primo album, perché per esempio se lo ascolto adesso, adesso non mi annoia, cioè lo ascolto con piacere, cioè sembra fatto ieri come album, quindi a differenza del primo album, secondo me è invecchiato benissimo. Passiamo al terzo album, From Death to Destiny, che lo metto a S, capolavoro. L'ho già detto nello scorso video, è il miglior album secondo me di Asking Alexandria, quindi buonanotte, non ci spendo altre parole, in futuro ne spenderemo molte di più. Allora, il loro quarto album fatto con Dennis Toff, The Black, lo metto ad A e un attimo di pazienza perché in realtà il primo album lo metto in B, ho sbagliato a metterlo in C, ma prima, non vedendo la S, un po' le votazioni si erano sballate, diciamo così. Quindi il primo album B, non C, ovviamente B, scusatemi. Dicevo, The Black, secondo me, è un buon album, lo reputo superiore al primo, perché, non lo so, è più gradevole, secondo me. Lo riascolterei tantissime volte, non è il loro miglior album, ovviamente, infatti l'ho messo ad A, però sicuramente è molto 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 bello, è molto piacevole. Quinto album, senza nome, cioè Asking Alexandria si chiama. E questo gli do anch'esso A. È tornato Danny Worsnop, è tornato alla grande, super grinta. Un album che, diciamo, prende il loro meglio del passato, ma anche aggiunge molto, molto, molto di nuovo, che appunto è stato ripreso nel loro ultimo album, Lighthouse on Fire.
che non gli darei una votazione perché è appena uscito, lo sto ancora ascoltando. Devo dire che già dall'ultima recensione che ho fatto mi piace molto 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 di più. Ogni giorno che lo ascolto mi piace molto. Gli darei A, però A più, nel senso che secondo me forse, e dico forse, ancora non metto la mano sul fuoco, lo sto preferendo all'album precedente. Ancora un forse, prendetelo tra le pinze, vi darò la giusta votazione quando in futuro farò la loro discografia. Per adesso gli do A più. Allora, passiamo ai Bring Me the Horizon, la mia terza band preferita. Allora, qui non c'è, non ci stanno le classifiche con le lettere, ma c'è Good Tier. Vabbè, noi fingiamo che sempre S, A, B, C e D. Ok, fingiamo così. Allora, iniziamo col loro primo EP. Non so perché l'hanno messo tra gli album, però in realtà è un EP che non vi ricordavo assolutamente il titolo. Sono andato su Google. Comunque si chiama This Is What the Edge of Your Seat Was Made For. Vabbè, chiamiamolo prima EP per comodità. Allora, non è che l'ho ascoltato molto, a parte le canzoni famose, tipo quella Traitor, una cosa del genere, e Rav, che erano quelle più famose. Però gli darei, dai, Decent Stuff, cioè B. Sì, B, cioè non lo ricordo bene, però vabbè. Passiamo al loro primo album, Count Your Blessing. Quest'album l'ho amato alla follia quando ero un po' più giovane. Non è che ora sia vecchio, però diciamo tempo fa l'avrei messo sicuramente in S. Quando lo ascoltavo dalla mattina alla sera, dicevo che era il miglior album che avessero mai fatto. Ma adesso con un po' di più oggettività, dato che mi sono aperto a molti più generi col tempo, gli darei A. Perché sì, è un buon album, però dopo un po' potrebbe essere un po' noiosa ad ascoltarlo, cosa che, tra virgolette, un po' come il primo album degli Asking Alexandria, solo che questo secondo me è superiore a quell'album. Comunque dai, sì, gli do un bel A, un A più, un A più più più. Passiamo al loro secondo album, Suicide Season, che anch'esso gli do A. Perché sì, mi è piaciuto, è bello, ha tutte le migliori hit che potete immaginare. Però secondo me non arriva al capolavoro che faranno in seguito. Quindi A, ci sta, bell'album. Per certi versi non so se è migliore del primo, forse sì, forse no. Dai, vabbè, li metterei allo stesso livello, sono belli allo stesso modo, dai. Passiamo al loro terzo album che ha il titolo lunghissimo. Io lo chiamo semplicemente There Is a Hell. Perché il titolo è tipo lunghissimo, se lo dico ora lo finisco a fine video. Comunque questo S, secondo me è uno dei loro capolavori, bellissimo. Ogni traccia è bellissima. Una delle mie preferite è Don't Go, mamma mia, di che stiamo a parlare, stupendo, stupendo come album. Mentre il successivo album, sempre Eternal, S, punto. Devo spiegarvi perché? Secondo me è uno dei più belli album metalcore, post-hardcore usciti in tutti questi anni, di sempre, S, quindi Shut Up, S. Death the Spirit, il loro quinto album, secondo me è tra S e A, perché ci sono pezzi che davvero sono molto alla Sempiternal, quindi li metterei alla pari, però alcuni pezzi che non mi hanno fatto impazzire, devo dire la verità, quindi gli do A, però secondo me migliore a questi due che gli stanno a fa compagnia. A, A più 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 più, A più 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 più. Arriviamo ad Amo, che è il loro per adesso ultimo album ufficiale, e Amo uguale a Death the Spirit. Le stesse cose che ho detto per lui le dico per Amo, proprio uguale, uguale. Però è un bell'album, davvero molto molto bello. È più verso la S, secondo me. Più verso la S, sì, rispetto al precedente. Poi ci dovrebbe essere l'ultimo album slash EP, perché Bring, per chi non lo sa, adesso sta producendo degli EP, però che suonano come album, quindi io li chiamo mezzi album ogni volta, tra cui deve uscire il numero 8, tra qualche mese mi sa uscirà. Comunque, quell'EP, che è molto strano, perché è più musica che voce, però stranamente io lo metto S perché mi è piaciuto il mood in una maniera assurda. Quindi quel P che come per magia comparirà grazie alla magia del montaggio, lo metto ad S. Poi qua ci sta sto album remix, tipo che l'ha fatto Skillex e altri. Vabbè, trash.
Easy. No, ovviamente scherzo, non l'ho mai ascoltato, quindi non so che dire di sto album. Niente ragazzi, il video finisce qua. Se vi è piaciuto, scrivetemi nei commenti che volete un seguito, che vi porterò altre band che seguo, quindi farò la tier list di altre band, oppure datemi delle idee di video riguardanti alla musica che volete che faccio. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!